sera. Intanto noto una cosa, forse la noti tu, cos'hai notato di diverso rispetto a un mese fa in questo istante? Tante carezze di questo bellissimo applauso che mi avete fatto. Ho notato questo. Grazie. Perché un mese fa, quando Pamela entrò in questo studio, ci fu un silenzio glaciale, cioè neanche un applauso. È vero. Allora, noi questa sera andiamo avanti. Io ho detto, forse, non so, ho detto in modo provocatorio, io sono una cretina, ecco, io non lo so se hai cambiato. Beh, sono stata una cretina, ecco. Sì. Però noi vogliamo anche spiegare che essere qui oggi, tornare a essere qui oggi e confrontarsi con Roberto D'Agostino, l'uomo che ha scoperto, no, con i suoi redattori, certo, che cosa c'era dietro il sistema Marca Altagirone, cretina sì, ma anche coraggiosa. Perché hai deciso di accettare questo confronto comunque? Perché io sono innocente e quindi non ho paura di vedere Roberto, e lo voglio ringraziare anzi, perché mi ha salvato. Tra poco entra. Com'è cambiato questo mese? Dopo quella puntata, la gente per strada cosa ti ha detto? Mi ha detto che finalmente ha capito come sono andate le cose. E tanta gente mi ha detto, sa, che anche a me è successa la stessa cosa. Tante persone hanno anche vergogna, hanno paura di parlare. Invece io le voglio invitare a parlare, che non siete da sole. Questo. Quindi, è cambiato proprio l'affetto. Allora, al di là di come ognuno da casa pensi abbia un'idea su questa vicenda, certamente nel corso della scorsa puntata noi abbiamo trattato una serie di punti interrogativi sui quali c'erano dei misteri. Sì. Su alcune cose ha fatto degli errori, magari ci torneremo questa sera, ma a me quello che interessa è capire che cosa si nascondeva dietro il sistema che ha coinvolto questa donna nella vicenda di Marca Altagirone. Allora, chi era Marca Altagirone? È un personaggio che non esisteva. Ora, è chiaro che bisogna capire quanto Pamela, che io faccio la parte dell'avvocato che va contro di te, fosse complice di questa situazione secondo alcuni di voi, secondo invece altri no, assolutamente ha capito che non c'entrava nulla, o che linea ha tenuto nel corso di questi mesi. Ecco, questa sera lo scopriremo. Intanto voglio fare riascoltare la famosa voce di Marca Altagirone, oppure, anzi, adesso a questo punto possiamo dire di quello che c'è, dice di essere, ha prestato la voce a Marca Altagirone. Ascoltate il messaggio. Signora, la disturbo per dirle che la amo e che non faccio altro che pensare a lei e a noi, e che sorrido mentre rileggo i nostri sms, e anche perché non vedo l'ora che sia questa notte per stringerti a me. Che effetto ti fa risentirla? Questo. E la sofferenza e le lacrime sono figlie del fatto che ti stai chiedendo come ho fatto a crederci, oppure era giusto credere in un amore che non c'era, era un'illusione, un momento di debolezza forte tua in cui hai sognato, come purtroppo tante donne. Ho sognato, mi sono innamorata. Del nulla. Per me non era il nulla. Era lui, quella voce. Era quella voce, erano i suoi messaggi. Con quanta frequenza, che frequenza arrivavano i messaggi? Vi scambiavate messaggi tutto il giorno, tantissimo, tutto il giorno. Allora, la domanda che fanno tutti è... E questo è solo uno audio, tu sì, ne hai sentiti ce ne sono tantissimi, ovviamente tanti. Alcuni li ascolteremo magari nel corso della serata. Mai nessun dubbio? Mai. Ecco, in quel caso sono stata ingenua, stupida, cretina, ecco. Quando tu ti innamori diventi stupido. L'uomo...